D'Agostino. Fanucci. Fanucci. Ferro. Lombardi. Allora, ci siamo? Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 154, contrari 285. La Camera respinge. Emendamento 1.63 Corda. I pareri sono contrari. Chiede di intervenire la deputata Corda. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, l'eventuale consenso dello Stato costiero al passaggio dalla fase, diciamo, prettamente di intelligence a quella più specificatamente operativa potrebbe anche passare da un governo, quello di Tobruk, che è sì riconosciuto alla comunità internazionale, però, come dire, non è condiviso dal popolo libico. Quindi dall'intero appunto popolo libico. A nostro avviso tutto ciò dovrebbe passare per un processo come minimo di pacificazione nazionale, attraverso quindi metodologie più condivise, la diplomazia, altri strumenti. Diversamente, se si andasse a procedere in questa maniera, a nostro avviso violenta, si potrebbe configurare addirittura un atto di guerra e questo noi non lo possiamo consentire perché la situazione in Libia, lo sappiamo, è delicatissima, è appesa a un filo e quindi occorre un lavoro impegnato e costante affinché si crei, appunto, si creino le condizioni affinché anche il popolo libico poi possa condividere eventuali azioni esterne, che altrimenti sarebbero azioni offensive come dire, acuirebbero ancor più i problemi e destabilizzerebbero ancor più una situazione già delicatissima. Grazie. Sì, la ringrazio, deputata. Palazzotto. Deputato Palazzotto, prego. Grazie Presidente. La stabilizzazione della Libia passa anche attraverso, diciamo, un delicatissimo rapporto che in questo momento si sta provando a costruire tra le fazioni in conflitto. E in questo il nostro Paese si è già distinto in fasi precedenti per legittimare maggiormente una delle fazioni in causa e determinando in questo modo una difficoltà maggiore rispetto alla possibilità di chiudere un accordo che stabilizzi quel paese. Ora, non vorremmo, come è già accaduto, che magari sulla spinta di qualche partner europeo, uno a caso, penso ai francesi che in questo momento hanno molti interessi rispetto al governo di Tobruk, si arrivasse a considerare la richiesta del governo di Tobruk, già più volte reiterata nei confronti del nostro Paese, anche